la Calabria c'è con 60 aziende che hanno l'ambizione della qualità, che vogliono crescere e vogliono dimostrare quanto la Calabria in questi anni si è cresciuta. Tanti giovani, tante donne, tanti imprenditori che riescono a produrre prodotti di nicchia, ma soprattutto hanno l'ambizione della qualità che noi spesso chiediamo. E noi vogliamo sostenere tutto questo percorso effervescente attraverso un'azione di promozione che sia degna di questo nome, con stand di qualità, con animazioni all'interno degli stand, ma soprattutto con un racconto che coinvolga il prodotto territorio insieme ai prodotti del territorio. Noi come regione stiamo facendo un grosso sforzo, stiamo favorendo la partecipazione soprattutto delle piccole aziende che hanno difficoltà a esporsi su mercati internazionali o comunque di livello molto alto come questa manifestazione di Parma. Abbiamo creato un unico filo di comunicazione che è questo di Calabria Straordinaria, sotto le cui insegne abbiamo oggi 60 aziende, sono aziende che fanno prodotti di nicchia che grazie alla regione riescono anche ad accedere a mercati a cui avrebbero avuto difficoltà da soli. La maggior parte delle aziende che stanno esponendo qui non parlano solo del loro prodotto quando si avvicinano i buyer, consumatori curiosi, ma dietro a quel prodotto spiegano l'origine, spiegano la storia, spiegano la religione, la cultura e quindi anche il turismo. Ecco, fare questo significa non fare del bene alle singole aziende, ma fare del bene a un intero territorio. Sono particolarmente grata a queste aziende perché significa che hanno dato anche nel loro modo di agire una versione diversa, più attenta a stare sui mercati che contano, più attenta anche al marketing, ai social media. Diciamo che insomma l'immagine di aziende calabresi che ce la vogliono fare, insieme sicuramente raggiungeremo l'obiettivo. La regione sta facendo un ottimo lavoro di promozione che permetterà di far crescere il valore dei prodotti che quando vengono conosciuti vengono apprezzati ed acquistati e quindi crea ricchezza. Quando crea ricchezza crea anche lavoro e con quella ricchezza può aiutare anche i più deboli, quelli che non possono lavorare, ma se non la crei devi fare debito. La Calabria non ha bisogno di debiti, ha bisogno di ricchezza.